Allora, buongiorno, eccoci. Insiemi. Oggi ci divertiamo guardando gli insiemi. Gli insiemi sono delle collection che hanno la caratteristica di non poter contenere elementi duplicati. Questa, diciamo, è la loro caratteristica discriminante. In realtà hanno altre caratteristiche che sono particolarmente importanti per noi. E una di queste, breve riassunto di cosa abbiamo visto. Allora, abbiamo visto le collection, abbiamo visto l'interfaccia lista e abbiamo visto che l'interfaccia lista può essere implementata in due modi diversi. Può essere implementata attraverso una array list e attraverso una linked list. Abbiamo cercato di vedere vantaggi e svantaggi di entrambi. Non abbiamo visto i vettori e lo stack, perché i vettori sono in qualche modo un tentativo di rimettere nel framework della Java Collection, delle Java Collection, delle cose che esistevano già. Quindi possiamo tranquillamente dimenticarci dei vettori. Se vi ricordate, questo era un po' il riassunto che avevamo fatto sulle liste. E avevamo cercato di capire quali operazioni erano immediate e quali operazioni invece erano lente. Dove con lente, prima di aver fatto tutta quella lezione sulla complessità, per lente fondamentalmente intendevamo che dipendono in modo lineare, o più che lineare, dal numero di elementi che sono già presenti all'interno della struttura dati. Quindi se inserire un elemento mi richiede un tempo che è proporzionale a quanti elementi ci sono già, chiaramente la mia struttura dati non è utilizzabile in tutta una serie di contesti. Abbiamo visto che inserisci è praticamente immediata, rimuovi ha lo svantaggio di richiedere molto tempo sulla array list, perché dovevamo shiftare tutti gli elementi che erano già presenti e tirarli su, mentre apparentemente sarebbe dovuto essere immediata sulla linked list. Se pensiamo a come sono le linked list, in realtà questo non è vero, e abbiamo visto che anche sulle linked list la remove mi porta via un tempo che è proporzionale agli elementi che ci sono già, e dovreste ricordare che me lo porta via perché io devo trovare l'elemento che devo effettivamente cancellare. Le altre operazioni sulla linked list sono tutte lente, quindi in realtà la linked list è soltanto inserisci che è veloce, tutte le altre operazioni sono lente, mentre l'array list ha il vantaggio di poter accedere agli elementi usando l'indice get e set, passando come parametro un numero che è un indice, come facciamo con i vettori solitamente. Allora, questo lo possiamo fare anche con la linked list, ma con la linked list ci mettiamo un sacco di tempo, mentre con l'array list è fondamentalmente immediato. Allora, la remove mi porta via tempo, tutte le altre mi portano via tempo. Dobbiamo avere un'idea chiara di cosa sono le liste, perché le riuseremo oggi per un'altra parte della lezione. Allora, le liste sono una serie di blocchetti di informazione con dei puntatori. Avete visto il concetto di puntatore in qualche corso di... Questo beep sono io e la registrazione che non funziona, o è qualcuno di voi? Ah, ok, bene, non mi preoccupo allora. Allora, avete visto il concetto di puntatore in altri esami di programmazione? Sì, no? Allora, l'idea di puntatore è che è una locazione di memoria in cui io memorizzo dove troverò in memoria il prossimo elemento. Quindi quando lo vedo disegnato come catena mi sembra tutto quanto bello, quando lo vado a mettere in memoria in realtà avrò un elemento sopra, un elemento sotto. Oltre a sprecare un sacco di spazio, perché tutte le volte devo memorizzare in modo esplicito il prossimo elemento è alla locazione bla bla bla. Se voi vedete nell'esempio, questa è una lista che è linkata in una sola direzione, soltanto in avanti, per evitare di disegnare troppe frecce, ma l'idea è la stessa. Head, la testa della lista, punta all'elemento 2. L'elemento 2
l'esempio è sbagliato ovviamente, ma l'elemento, la head conterrà la locazione 1054. Nella locazione 1054, vedete, faccio un salto su, io trovo il numero 2 e subito dopo il numero 2 trovo 1051. Cosa vuol dire? Vuol dire che il prossimo elemento è alla locazione 1051. Quindi io vado, prendo 1051, vado alla locazione 1051 e lì troverò 6, che infatti è il secondo elemento. E seguendo questi puntatori io riesco a scorrere tutta quanta la lista. Vantaggi e svantaggi dovrebbero essere ovvi. A parte che quando uno prova a scriverlo è concettualmente semplice, però si perde perché tutte le volte sbaglia puntatore, la lista inizia ad aggrovigliarsi e uno non riesce più a capire nulla. Però concettualmente è semplice e sono anche semplici i vantaggi e gli svantaggi. I vantaggi sono che io riesco a richiedere un blocchettino di memoria quando mi serve per un elemento. E questo blocchettino di memoria può essere praticamente ovunque nella memoria del computer. Quindi io non richiedo un grosso blocco di memoria consecutivo e non richiedo un grosso blocco di memoria all'inizio. La struttura effettivamente occupa tutta la quantità di memoria che serve e non è nulla di più. Allora, il primo vantaggio di fatto si perde, perché nei computer moderni esistono dei sistemi per gestire la memoria, quindi in realtà tanta memoria consecutiva si riesce abbastanza sempre a trovare. Uno svantaggio che c'è qui sicuro è che io devo sprecare un sacco di spazio per memorizzare questi puntatori, quindi il puntatore al successivo e il puntatore al precedente effettivamente portano via spazio. Altro grosso elemento, altro grosso problema, è che io non ho una formuletta che mi dice qual è l'indirizzo dell'elemento numero 40 se so dove inizia la lista. L'unico modo per scoprire l'elemento 40 è fare 40 passi seguendo la lista. Quindi, queste sono le liste. E adesso ci occupiamo dei set, gli insiemi. Gli insiemi sono, come ho già detto nel titolo, leggendo il titolo, sono una collezione, un gruppo di oggetti con la caratteristica di non contenere duplicati. La caratteristica principale è di non contenere duplicati. Allora, abbiamo, e di non avere un accesso posizionale. Ovvero sia, le operazioni che devono poter esistere sui set sono aggiungi, rimuovi, mi chiedo se contiene, se c'è un certo oggetto, e non ha senso chiedermi qual è l'oggetto numero 42, perché non esiste un concetto di posizione all'interno dell'insieme. L'insieme è un sacco alla rinfusa in cui le cose possono esserci o non esserci. Notate di nuovo, sempre copiato dalla Java Collection Framework, i metodi hanno sempre add di un elemento. Perché io all'interno di una struttura dati, come il set, io posso avere un set di un certo tipo di elementi e posso aggiungere solo elementi di quel tipo. E questo grazie alla notazione dei generics, e questo mi permette di, a livello di compilazione statica, static type checking, di avere una serie di controlli abbastanza potenti. Ma io posso rimuovere o chiedermi se contiene un oggetto, non necessariamente un elemento. Io posso costruire un insieme di numeri e poi chiedermi se dentro c'è una pera. La risposta è no. Però posso chiederlo, non è un errore di sintassi. Esattamente come posso provare a rimuovere una pera da un insieme di numeri. Non ci riuscirò. La remove, nella documentazione c'è scritto che rimuove l'oggetto se esiste. Quindi se non esiste, se non lo trova, non lo rimuove. Comunque notate sempre nella definizione della Java Collection Framework il tentativo di rimanere il più generici possibili pur garantendo una serie di controlli. L'obiettivo dei set fondamentalmente è quello di rinunciare a molte operazioni, ma garantire che le operazioni che ci sono siano decisamente veloci. Quindi l'obiettivo è quello di garantire che add, remove e contains siano grande di 1. Allora, dovreste ricordare benissimo che cosa vuol dire grande di 1.
se pensate alla formula della notazione O grande di 1 vuol dire che arrivato a un certo punto, dopo aver inserito un certo numero di elementi, perché il transitorio iniziale non mi interessa, queste qui sono notazioni che si chiamano notazioni asintotiche, perché non mi importa che cosa succede all'inizio. Comunque, dopo aver inserito un certo numero di elementi, tutti gli elementi, esiste una costante n, tale per cui l'operazione di add impiega un tempo sicuramente minore di n per 1. Quindi una riga piatta. Io posso garantire che dopo aver superato il transitorio iniziale, tutte le mie add richiedono meno di un certo tempo. Quindi inserire elementi non dipende dal numero di elementi che ci sono, così come rimuoverli e così come chiedersi se contiene un certo elemento. E le altre funzioni non ci sono, punto, semplicemente. Abbiamo rinunciato ad avere l'accesso posizionale. Quindi non possiamo chiederci cosa c'è a un indice, non possiamo chiederci qual è l'indice di qualche cosa, non possiamo aggiungere qualcosa ad un certo indice, perché sono delle cose che non hanno senso. Semplicemente noi possiamo aggiungere oggetti e togliere oggetti. Ma cavolo, quello lo facciamo in fretta. E questo è l'obiettivo. Allora, come sempre, tutti lentono, quindi non è poi così completamente vero. Però la realtà non è fondamentalmente diversa, non è troppo diversa da questo obiettivo. E per cercare di capire come tutto questo sia possibile, dobbiamo introdurre un concetto molto importante, che è il concetto delle tabelle di hash. Allora, iniziamo con un po' di notazione. Immaginiamo un insieme di chiavi. Chiavi, ma potete pensare quello che volete, possono essere parole, possono essere numeri, quindi grandi quanto vi pare, numeri nel concetto matematico, possono essere oggetti, comunque sono una serie di chiavi e le chiamiamo chiavi perché ci serviranno per fare un'operazione di indicizzazione, quindi le chiamiamo chiavi. Allora, noi abbiamo uno U, chiamiamo l'universo di tutte le possibili chiavi, e K chiamiamo l'universo delle chiavi che stiamo effettivamente utilizzando fino a quel momento, cioè le chiavi che effettivamente noi stiamo utilizzando. Allora, una cosa che sarebbe bellissimo è poter memorizzare queste chiavi all'interno di un vettore. Perché? Perché il vettore ci permette di accedere alla cella numero qualcosa in un tempo costante, quindi che è indipendente dal numero di celle. Allora, se noi avessimo una funzione magica che trasforma una possibile chiave, ogni chiave, in un indice, beh, noi quando dobbiamo memorizzare una certa chiave, semplicemente andiamo a utilizzare questa funzione H, andiamo a trovare qual è l'unica cella in cui quella chiave può stare e andiamo a metterla lì. Per cui, ad esempio, se la chiave è Pippo, Pippo può stare solo nella cella 23. Allora, Pippo lo metto nella 23. Se cerco Pippo, vado a vedere la 23, è piena o vuota. Se è vuota, Pippo non c'è, se è piena ho trovato Pippo. Quando proverò a inserire Paperino, Paperino può stare solo nella cella 12. Allora io vado nella cella 12 e metto Paperino e poi se lo cerco, lo cercherò solo nella 12. Allora, se io avessi una funzione magica di questo tipo, io potrei trasformare un insieme di chiavi qualsiasi in un indice e di fatto, usando questa funzione, avere tempo lineare sulle operazioni di inserimento e ricerca. Vi rendete conto che perdo l'ordine, perché Pippo magari è 12, Abaco è 99, Bolero è 1. Quindi in realtà questa funzione mi fa perdere l'ordine, però usando questa funzione io riesco a passare, diciamo, dall'universo delle chiavi all'universo degli indici e il tutto funziona. Allora, questa non è magia nera, perché se io conosco a priori
l'universo, conosco a priori l'insieme di tutte le chiavi, l'insieme K, l'insieme K ovviamente lo conosco, se io conosco a priori l'insieme di tutte le chiavi che posso utilizzare, se le chiavi che io posso utilizzare sono note all'inizio a priori, allora è possibile sempre, ed esistono dei programmi che lo fanno in modo automatico, creare una funzione H che funziona, che fa esattamente questo. Quindi se io ho un numero di chiavi fisso, io posso creare questa funzione. Rendetevi conto dell'utilità. Se io sto memorizzando l'Enciclopedia Britannica, va benissimo, le chiavi sono quelle. Magari ne aggiungerò qualcuna negli update semestrali, però fondamentalmente gli n milioni di voci sono quelle lì. Quindi io posso mettermi, investire un certo tempo, costruire in modo automatico questa funzione H e a quel punto la ricerca di una singola chiave all'interno dell'Enciclopedia Britannica ha un tempo costante, che non dipende dal numero di chiavi. Quindi in realtà queste funzioni esistono. E quello che andremo a vedere è come bisogna fare queste funzioni, perché questo ha fra l'altro una certa qual ripercussione anche pratica in Java. Allora, la funzione di hash è un mapping fra il U, l'universo delle chiavi, e gli elementi della tabella di hash che vanno da 0 a m-1. Quindi in qualche modo h di k viene chiamato il valore di hash della chiave k. E perché Lisa è cresciuta? Ero sicuro di averla messa più piccola, ma vabbè, il tempo passa. Allora, il problema di costruire queste funzioni è che dovrebbero, diciamo, l'idea di base, non sapendo a priori quali sono l'insieme completo delle chiavi, è che la funzione dovrebbe spargere in modo uniforme l'universo delle chiavi sull'universo dei possibili indici. Con tutto che l'universo delle chiavi potrebbe avere dei vincoli, delle frequenze profondamente diverse, però dovrebbe essere in grado di spargere in modo uniforme queste chiavi sull'insieme dei numeri. Esistono due modi classici per fare questo, in realtà, e questi vengono chiamati da un lato compressione e un altro viene chiamato espansione. Allora, l'idea della compressione è che io prendo la mia chiave K, applico una certa trasformazione, funzione di hash, questa funzione di hash produce un numero reale. I numeri reali non sono un numero intero. I numeri interi non sono infiniti in informatica, sono però comunque tanti, troppi, decisamente più grandi della quantità di spazio che io posso utilizzare per la tabella di hash. A questo punto, quando io ho questo numero intero, grosso, lo comprimo. E il modo per comprimerlo è utilizzare l'operatore di modulo. Questo non dovrebbe stupirvi. Vi ricordate cos'è il modulo? Allora, il modulo è il resto della divisione intera. Dovete dimenticare tutto quello che avete fatto in matematica dalla, credo, terza o quarta elementare in avanti. E 7 diviso 2, quanto fa? 3, con resto di 1. 9 diviso 4 fa 1, no, fa 2 con resto di 1, eccetera. Quindi la divisione fra numeri interi produce due risultati. Un risultato è il quoto o quoziente, come ve l'hanno insegnato all'elementare, e l'altro è il resto. Quindi 5 diviso 2, l'ho già fatto come esempio, 6 diviso 2 e 3 con resto di 0. 1 diviso 9 e 0 con resto di 1. Allora, l'operatore di modulo può essere usato per, in qualche modo, trasformare
un numero in un intervallo noto. Se io prendo un qualsiasi numero e, ad esempio, immaginate n cresce e tutte le volte io calcolo modulo 5. Allora 0 modulo 5 è 0, 1 modulo 5 è 1, 2 2, 3 resta 3, 4 resta 4, 5 modulo 5 quant'è? 5 diviso 5? E il resto? E il resto è 0, giusto? Quindi 5 modulo 5 è 0. Se io prendo un contatore che conta e calcolo il suo modulo 5, quello che ottengo è 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, eccetera. Perché prendere un numero e calcolare il suo modulo n mi dà un risultato fra 0 e n meno 1, ovviamente. Perché il resto della divisione per 10 sarà un numero compreso fra 0 e 9. Il resto della divisione per 20 sarà un numero fra 0 e 19, eccetera. Quindi io posso prendere un numero intero qualsiasi e applicare l'operazione di modulo. In questo modo io ottengo sicuramente come risultato un numero fra 0 e m-1. Visto che la mia tabella di hash ha degli indici che vanno da 0 a m-1, in qualche modo è come se io avessi compresso il mio grosso numero intero nell'intervallo 0 alla m-1. Quindi partendo da un numero intero, potenzialmente molto molto grande, un intero qualsiasi, calcolo l'operazione di modulo e quello che ho è un'operazione di compressione del mio intero e lo riduco nel range di indici che posso usare nella mia tabella. Un'operazione complementare è quella di avere una funzione h di k che invece di fornirmi un numero intero mi fornisce un numero reale. Voi sapete, i numeri reali non esistono in informatica, comunque mi fornisce un numero con la virgola. Un numero con la virgola compreso fra 0 incluso e 1 escluso. A questo punto io prendo il mio numero fra 0 e 1 escluso e lo moltiplico per m e prendo la parte intera. E quindi anche in questo modo qui sono riuscito a, questa volta non a comprimere, ma a espandere il mio intervallino 0,1 nell'intervallo 0m-1. Allora queste sono le due funzioni, diciamo, base che si possono fare, ma lascia aperto il problema, che devo dire, la prima volta che ho sentito parlare delle funzioni di hash non mi sembrava possibile, di come faccio a calcolare h di n e h di r. Allora, innanzitutto una nota sulla complessità, come calcolare h di r e h di n lo vedremo fra poco. Solitamente la complessità della funzione di hash deve essere limitata. Allora, solitamente la complessità della funzione di hash è proporzionale alla lunghezza della chiave. Tanto più lunga la chiave, quanto più ci metto a calcolare la funzione di hash. Però io posso assumere che la lunghezza della chiave sia trascurabile rispetto al numero di elementi che io voglio memorizzare nella mia struttura dati. C'è il minore degli ingegneri, che è una cosa che credo che abbia pochissimo senso in matematica, ma vuol dire che sì, vabbè, è piccolo, non me ne importa niente, rispetto a n è tanto più grande. Questo fa sì che a tutti gli effetti pratici io posso considerare h di k come o grande di 1. Quindi non dipende da n, perché dipende da qualcosa che è trascurabile rispetto a n. Allora, pensiamo a una semplicissima funzione di hash. Allora, io posso prendere la mia chiave, la posso considerare composta da una serie di componenti, posso sommare questi componenti o comunque la loro rappresentazione come numeri interi e alla fine ottengo un numero intero che potrebbe essere molto più grande di m e quindi ho bisogno di una operazione di compressione per buttare via, diciamo, per ripiegare su se stesso il mio indice e ottenere effettivamente un qualcosa che posso usare come indice all'interno di una tabella di hash. Problemi che ci sono qui, due tipi di problemi. Allora,
Il primo problema è che, essendo una somma, la somma ha la proprietà commutativa e quindi tutti gli anagrammi, se io penso che la mia chiave è una stringa e quindi gli elementi che la compongono saranno i caratteri e quindi la visione di un carattere come intero per qualsiasi, per tutti noi informatici è di fatto il suo codice ASCII o qualche altra o Unicode se siete un po' più recenti. Allora io prendo, sommo i codici ASCII di tutte le varie lettere e due parole che sono anagrammi l'una dell'altra come note e tone hanno esattamente la stessa somma. E quindi di nuovo apparentemente non funziona. Altro problema può essere introdotto dall'operazione di compressione. Allora io posso pensare a un qualsiasi numero di chiavi che modulo 173 diano esattamente la stessa cifra. Quindi magari la mia funzione non creava due numeri che erano uguali, ma l'operazione di compressione che faccio subito dopo crea due numeri uguali. E questo è il problema delle tabelle di hash. In assoluto il problema. Questo viene chiamato collisione ed è quando due chiavi diverse generano lo stesso indice. Allora, tutto quello che c'è nelle funzioni di hash fondamentalmente è come convivere con le collisioni, come limitarle, avendone, cercare di averne il meno possibile dall'inizio e come ridurre e in qualche modo convivere con gli effetti quando succedono. Tutto quello che viene fatto nelle tabelle di hash ha a che vedere con le collisioni. Allora, le collisioni sono sempre possibili. Se io ipotizzo di non conoscere le possibili chiavi, perché se l'insieme delle possibili chiavi è limitato, in realtà posso costruire una funzione di hash che non genera collisioni. Quindi devo cercare di creare una funzione di hash che minimizza le collisioni e devo inventarmi dei modi per sopravvivere e gestire alle collisioni. In questo scenario il caso peggiore da un punto di vista matematico è sempre quello che tutte le mie inserimenti hanno esattamente la stessa chiave di hash e quindi di fatto io ottengo sempre lo stesso valore, devo sempre gestire le collisioni e l'intera tabella di hash funziona in tempo lineare. Di fatto, in pratica, io riesco quasi sempre ad avere dei tempi che sono realmente o grande di 1 e quindi realmente non dipendenti dal numero di elementi che io ho già inserito. Allora, cerchiamo di vedere quali sono le caratteristiche che deve avere una funzione di hash. Allora, la cosa più importante è che la funzione di hash deve riuscire a essere indipendente dai pattern che compaiono nelle chiavi. Quindi deve essere veramente in grado di spargere le chiavi sul suo codominio. Deve in qualche modo non essere influenzata dalle similitudini delle chiavi. Poi il termine collisione, che viene talvolta usato, quando si parla di funzioni di hash viene chiamato funneling. Quindi il funneling in una funzione di hash è quando la funzione di hash produce gli stessi valori per chiavi diverse. E quindi di nuovo abbiamo una collisione. Però è usata talvolta la parola funneling. Allora, una possibile strategia di quelli che hanno inventato funzioni di hash è quello di immaginarsi che le chiavi siano di numeri interi. Allora, non sempre lo sono, però se ci pensate in informatica alla fine non siamo così totalmente lontani dalla realtà, perché qualsiasi dato è una serie di byte, io lo posso mettere i bit uno dietro l'altro e vederlo tutto come un enorme numero intero.
Quindi comunque io posso vedere in realtà qualsiasi dato come se fosse un numero naturale. E una volta che io ho un enorme numero naturale, io posso trasformarlo in una funzione di hash. Beh, in realtà l'avevamo già visto, perché se io prendo la mia chiave, la considero un numero naturale, di fatto quello lo posso vedere come il risultato di quello che avevo indicato come HN qualche slide prima. E quindi tutto quello che mi resta da fare è un modulo, ripiegarlo, comprimerla nell'intervallo delle chiavi che mi servono. Allora, vantaggi, devo soltanto fare una divisione, svantaggi, funziona poco. Soprattutto il valore di M è assolutamente critico. Allora, hanno visto che, e questo è veramente una ricetta, il pentolone della strega, perché non è chiarissimo perché sia così, M deve essere primo e deve essere abbastanza lontano dalle potenze di 2 e abbastanza lontano dalle potenze di 10. Allora, con un m che è primo ed è abbastanza lontano da una potenza di 2, abbastanza lontano da una potenza di 10, ma tutto sommato lo posso usare come modulo, per fare il modulo in una compressione. Questo vale più o meno sempre, quindi se dovete fare voi la vostra tabella di hash, ha senso scegliere un numero di elementi che sia un numero primo abbastanza diverso da 2, da una potenza di 2, e abbastanza diverso da una potenza di 10. Un altro metodo è il cosiddetto metodo moltiplicativo. Allora, io posso prendere il mio numero, lo moltiplico per un valore magico A e a questo punto prendo la parte frazionaria, la parte con la virgola del risultato. Se volete indicarlo come k per a meno floor di k per a, dove floor è il primo intero uguale o più piccolo del mio numero. Quindi 7.22 il floor è 7, 7.99 il floor è 7, 7.0 il floor è sempre 7. Quindi prendere un numero e togliergli un floor, il suo floor, è la stessa cosa che prendere il numero e con la gomma cancellare tutte le cifre che stanno a sinistra della virgola e tenere soltanto quello che sta dopo la virgola. Una volta che io ho questo numero dopo la virgola, posso fare un'operazione che avevo segnato come espansione, perché ho un numero compreso fra 0 e 1 con 1 escluso, lo moltiplico per il numero di elementi e ottengo il mio indice all'interno della mia tabella. Il problema esce dalla porta perché la dimensione di m non è più critica, in questo caso qui, quando io ho l'espansione con una moltiplicazione, la dimensione della tabella m non è in alcun modo critica, però il problema rientra dalla finestra perché diventa critico il valore a che io uso per moltiplicare il numero. E qui ci viene in aiuto Donald Knuth, che propone come valore di A quello che è il legato al rapporto Golden Ratio. Comunque, con quel numero, magicamente, la sezione aurea, fondamentalmente. E con quel numero di A il tutto funziona. Un altro metodo è quello di moltiplicare il mio numero per 2.654.435.761. Allora, se io ho un numero qualsiasi, lo moltiplico per quella parte lì e poi a questo punto dovrò comprimerlo con su un numero di elementi più o meno sensato, però il tutto funziona. Altra magia dei numeri, fra l'altro questo tipo di hash funziona particolarmente bene se il numero di partenza è un indirizzo. Voi vi siete chiesti... No, ma voi avete fatto C?
Sì, quindi malloc e free le conoscete. Allora, ci sono tutta una serie di occasioni in cui l'utente chiama delle funzioni passando un indirizzo. Comunque all'interno della libreria del C ci sono varie occasioni in cui potrebbe essere utile avere una tabella di hash che mi permette di, partendo da un indirizzo, arrivare a qualche informazione. Allora, come faccio a partire da un indirizzo ad arrivare a qualche informazione? L'idea di avere una tabella di hash in cui la chiave è un indirizzo, e la tabella di hash comunque è abbastanza piccola, è estremamente comodo. E a questo punto possiamo iniziare a porci il vero problema, ovvero sia come abbiamo fatto la nostra funzione di hash. La nostra funzione di hash è particolarmente bella, funziona particolarmente bene. Ho usato il numero magico di Knuth o qualche altra strana diavoleria, per cui alla fine effettivamente le collisioni sono minime. Però quando c'è una collisione, quando c'è il funneling, cosa posso fare? Allora, diciamo che il modo per risolvere le collisioni in realtà è sbagliato. Il modo per gestire le collisioni, i modi per gestire le collisioni sono fondamentalmente, si possono dividere in due grandi classi. Uno è quello che viene chiamato l'open addressing. Allora, quando io ho una collisione, in qualche modo ho un sistema chiaro e consistente per provare un'altra serie di indirizzi. Da un certo punto di vista, possiamo dire che la funzione di hash di fatto non mi ritorna un singolo valore, ma se volete mi ritorna una permutazione dei valori, una permutazione di tutti i possibili indici. La maggior parte delle volte io troverò libero il primo, però se il primo dovesse essere già occupato, proverò nel secondo e poi nel terzo e poi nel quarto, eccetera. Allora, se questo funziona particolarmente male, devo provarli tutti e di nuovo il mio tempo di esecuzione è lineare in qualche modo, ma se questo funziona bene, la maggior parte delle volte io proverò il primo e qualche volta ogni tanto proverò il secondo. Quindi la complessità sarà sempre grande di 1 e il tutto funziona. Un modo brutale per fare questo è quello che viene chiamato il linear probing. Il linear probing vuol dire che la mia funzione di hash mi restituisce un numero, ad esempio 42. Se 42 è occupato, da lì in avanti io vado in ordine. Quindi se 42 è occupato, proverò il 43, il 44, il 45, il 46 e vado avanti così. Linear probing, vado avanti uno dopo l'altro. Quindi la maggior parte delle volte funziona e il 42 è libero, quando non funziona, vabbè, troverò uno libero poco dopo. L'open addressing mi crea una serie di problemi se io devo cancellare gli elementi, perché non posso semplicemente cancellare l'elemento 42, perché devo anche prendere il 43 e vedere che sia la stessa funzione di hash, tirarlo su di 1, eccetera, eccetera. Però l'idea è questa, che io la mia funzione di hash in realtà mi dice una serie di tentativi da fare per riuscire a trovare una locazione per il mio elemento. Double hashing sono tutte quelle funzioni che si basano su mischiare insieme più funzioni di hash, per cui in qualche modo io ne uso prima una e poi una seconda parametrizzata. Molto più facilmente utilizzabile è il chaining. Allora, il chaining, e qui tornano le liste, infatti, che vi avevo citato. Di fatto la mia tabella di hash è un lungo vettore che contiene tante liste. Ogni elemento è l'inizio di una lista, è la testa di una lista. E la funzione di hash mi dice in quale lista andare a mettere il mio elemento. Se la funzione di hash funziona bene, se la funzione di hash è efficiente e non c'è funneling, praticamente tutte le liste avranno 0 o un elemento. E quindi l'accesso sarà immediato.
Se la mia funzione di hash crea collisioni, dove c'è una collisione io avrò una lista un po' più lunga. Quindi abbiamo trasformato il problema della tabella di hash in una funzione che mi dice in quale lista andare a mettere il mio dato. Io ho a disposizione tante liste e la funzione di hash mi dice quale utilizzare. Se li sparge bene, se i miei dati sono sparsi bene, perfetto, perché io riesco in questo modo ad avere tutte le liste piccole e il tutto funziona. Quindi, nel caso di collisione, quello che io avrò è una serie di liste. Questo vuol dire tutto l'overhead legato alle liste, perché avrò bisogno di elemento, puntatore al successivo, puntatore al precedente, eccetera, eccetera. Però, ripeto, se le liste sono piccole, alla fine 0 o 1 elementi, la maggior parte delle liste avrà 0 o 1 elementi, il tutto funziona. Fra l'altro anche un altro vantaggio che non ho con usando l'open addressing. Io posso avere, se io ho una lista, una tabella di hash di m elementi, io posso avere molte più di m chiavi. Sarà subottimale, sicuramente il tutto funziona male, però posso averlo, però funziona, non si pianta. Io, perché alla fine tutte le liste avranno almeno un elemento, tutte le liste saranno piene, le performance scenderanno, però il tutto sommato il tutto continua a funzionare. Possiamo definire un concetto che è il fattore di carico, che è il numero di elementi attualmente presenti nella tabella di hash diviso il numero di slot presenti, il numero di elementi che noi abbiamo nella tabella di hash. Va bene, come anche in altri casi, nel caso peggiore io ho tutti gli elementi nella stessa lista e quindi di fatto le mie performance sono quelle di una lista, brutte finché volete perché le abbiamo appena viste prima, lineari in tutte le operazioni che devo fare e in più ci devo sommare il tempo per calcolare la funzione di hash. Però di fatto le funzioni di hash sono abbastanza efficienti, il funneling è assolutamente limitato, calcolare la funzione di hash avevamo detto che porta via un tempo trascurabile, se la mia funzione di hash è sufficientemente efficiente con un funneling trascurabile, alla fine il numero di elementi che io mi posso aspettare all'interno di ogni una di queste catene di elementi è pari ad alfa, ovvero sia il fattore di carico, perché la funzione è stata capace di spargere gli n elementi in modo corretto su m, e quindi il tutto è realmente o grande di 1. Nelle tabelle di hash io riesco ad accedere agli elementi con un tempo che è indipendente dalla quantità di informazione che ho già memorizzato. E non è escluso che voi possiate toccare veramente con mano questo prima di laurearvi, perché talvolta capita di avere problemi e usando una certa struttura dati non se ne esce vivi e usando una tabella di hash, allora scriviamo tutto in C, però quando uno scrive la tabella di hash veramente il passa da dover aspettare ore all'avere la risposta istantaneamente. Le tabelle di hash funzionano. Una piccola nota sugli iteratori. Allora, gli iteratori li riguardiamo praticamente, rimettiamo la nota sugli iteratori a ogni lezione. Però dovreste ricordare che avevamo visto alla primissima lezione che ho fatto io, che le collection non fanno praticamente nulla se non estendere iterable. Quindi sono un qualcosa che mi permette di scorrere gli elementi che fanno parte di una collection e di fatto non hanno altri metodi comuni a tutte le collection, se non appunto il fatto di essere una serie di oggetti e di poter essere enumerati in modo sistematico usando un iteratore. E questo è come funziona un iteratore, ma l'avevamo anche visto
in aula la volta scorsa, perché avevamo scritto un iteratore per andare a guardare gli elementi all'interno di una lista, e le sto perdendo, perché in realtà avrei dovuto fare la pausa prima, adesso fermarmi e poi iniziare l'altro blocco con la nota sugli iteratori. Quindi quando è che abbiamo iniziato? 2:30, quindi andiamo avanti. Hash set. Allora, tutto questo lungo preambolo sulle tabelle di hash ci serve per capire gli hash set. Gli hash set implementano i set, ovviamente utilizzando al loro interno una tabella di hash. Quindi, gli hash set implementano i set attraverso una tabella di hash, ci danno la possibilità di aggiungere e rimuovere elementi, di cercare elementi, di chiederci se un elemento è presente all'interno della nostra tabella. Gli insiemi vengono implementati utilizzando, fra l'altro, se non sbaglio, delle liste, il chaining come metodo per risolvere le collisioni. Non c'è nessun modo per avere un accesso posizionale ai singoli elementi. È fondamentale l'ordine con cui vengono presi gli elementi, è assolutamente impredicibile. Io quindi posso costruire un iteratore. All'interno di questo iteratore io so che scorro tutti gli elementi della mia che sono presenti nel mio set, ma in quale ordine andrò realmente a prenderli, non ne so nulla. Non è detto che se inserisco un altro elemento l'ordine di quelli precedenti venga modificato o in qualche altro modo cambiato. Abbiamo un'altra classe che implementa l'interfaccia dell'insieme, che è la linked hash set. Allora, la linked hash set ha la mischia, se volete, insieme il concetto di lista linkata e il concetto di tabella di hash, per cui gli elementi fanno sì parte di una tabella di hash, ma fanno anche parte di una lista linkata, e in questo modo qui io sono in grado di avere un ordine degli elementi e di ricostruire qual è l'ordine degli elementi all'interno della mia struttura. Quindi, grazie alla tabella di hash, accedo e li prendo in modo veloce ed efficiente. Grazie alla lista linkata, io ricordo l'ordine in cui li ho messi, mi costa un po' di più tutte le volte che ne aggiungo e ne tolgo uno, però riesco ad accederli nell'ordine in cui li ho messi, fondamentalmente. Quindi, tutto come prima, ma possiamo prevedere qual è l'ordine con cui noi andremo a esaminare gli elementi usando un iteratore. Allora, i costruttori per un hash set, c'è sempre il costruttore void che non ha nessun parametro. Poi ho un costruttore a partire da una collection che mi permette di inizializzare il mio inizializzare i miei dati, ma ho anche due costruttori estremamente interessanti, che sono uno in cui posso specificare la capacità iniziale e uno in cui posso specificare il load factor. Allora, vedendo questi parametri vi rendete conto del perché è utile provare ad avere una idea assolutamente superficiale, molto molto poco precisa, però avere una qualche idea di come funzionano internamente le hash set, perché sapendo come funzionano internamente le hash set, io capisco che cosa vuol dire quel initial capacity.
Allora, la capacità iniziale è quanto è grande la tabella di hash quando io lo creo. Poi sicuramente il tipo avrà una serie di metodi bellissimi, particolarmente efficienti, magici, per gestire in modo molto molto rapido inserimenti, cancellazioni, eccetera. Però l'idea che la dimensione iniziale ha una sua importanza, e se io tutto sommato riesco ad azzeccarci un minimo sulla dimensione iniziale, faccio un grande piacere al mio programma. Questa c'è, esattamente come il concetto di load factor. Il concetto di load factor è quanto posso accettare che sia piena il mio hash set. Allora, se vi ricordate, nell'analisi di complessità che avevamo visto prima, l'hash set ha delle performance che dipendono da alfa, che è quanto è carica la tabella, perché alfa è la lunghezza media che io mi posso, la lunghezza attesa delle varie catene all'interno la lunghezza delle catene quando uso il chaining. Allora, load factor è qual è la più o meno l'alfa che io mi posso considerare accettabile. Se alfa inizia a superare questo elemento, internamente la tabella di hash si allarga da sola. Potete capire subito che allargare, ingrandire una tabella di hash, per quanto possa essere fatto in modo particolarmente bello ed efficiente, è comunque un'operazione dolorosa, perché richiede di ricreare, ricalcolare, rimuovere, eccetera, con tutto che può essere fatto in modo incredibilmente ottimizzato. Però se io riesco dall'inizio a dare un initial capacity ragionevole e un load factor che ha senso con la mia applicazione, mi risparmio sicuramente grossi problemi. I valori di default di tutto questo è 16 per la capacità iniziale e 75% per il load factor. Quindi quando io inizializzo una tabella di hash, io ne sto inizializzando una tabella di hash con 16 elementi e quando è piena per più del 75%, sì, magicamente si ingrandisce. Già qui vi rendete conto che vi avevo detto che dovendo fare un'operazione di compressione era meglio cercare un numero in primo lontano da una potenza di 2, e vi rendete conto che 16 non è quello che si chiama un numero primo diverso da una potenza di 2. Si vede che avranno dei meccanismi all'interno che funzionano bene anche con questi numeri qui. Fra l'altro, se vi siete, immagino che tutti voi non dormivate la notte quando avete studiato il corso di C, chiedendovi: ma perché la parolina static viene usata, ha due significati completamente diversi nei programmi C, e non hanno messo una nuova keyword? Quando lo mettete static davanti a una funzione e quando mettete static davanti a una variabile hanno due significati abbastanza diversi. E la risposta è perché le keyword del linguaggio C sono 32. Il linguaggio C è stato fatto in un momento in cui i compilatori erano sicuramente molto molto lenti e compilare il programma richiedeva un sacco di sforzo, diciamo. Non era come adesso che semplicemente salvando io compilo automaticamente il programma e vedo gli errori. Allora, il C usava al suo interno una tabella di hash per accedere e decidere che cosa fare quando riconosceva una delle varie keyword, e avere una tabella di hash di esattamente 32 elementi faceva sì che io potevo usare un certo numero di bit per calcolare l'indice all'interno di questa tabella di hash. Se fossero stati 33, io avrei avuto bisogno di un bit in più di fare una divisione, una vera divisione, e quelli erano tempi in cui i processori non avevano questa facilità nel fare divisioni. Quindi la divisione per 32, il modulo 32 è abbastanza facile, basta azzerare tutti i bit che stanno a sinistra e tenere soltanto i bit bassi, e io sto facendo un modulo 32. Quindi il tutto static ha significati diversi,
perché sotto c'era una tabella di hash, fondamentalmente. Allora, nell'hash set della, che viene messo nella Java Collection Framework, fondamentalmente è un qualcosa che ci permette di vivere tranquilli. Quindi, take it easy, fa tutto lui. Ha una funzione di hash interna abbastanza efficiente, ci permette di automaticamente rimpicciolisce e ingrandisce le tabelle di hash. È vero che questa è un'operazione dolorosa, diciamo, però tutto sommato la fa lui. Usa il chaining per gestire le collisioni e tutto sommato praticamente sempre è veramente teta di 1, quindi qualsiasi cosa succeda io ho la possibilità di inserire elementi, togliere elementi, cercare elementi che non dipende dal numero di elementi che ci sono già. Quindi quando io uso l'hash set della Java Collection Framework abbastanza posso rilassarmi. Ma vediamo quali sono le funzioni che vengono implementate direttamente all'interno di Java. Allora, in Java ogni classe deve fornire all'esterno quello che è un hash code. E questo hash code viene utilizzato, appunto, se la classe se la voglio mettere all'interno di una tabella di hash, o viene anche utilizzato magari in qualche altra circostanza. Non è dato sapere. Allora, la funzione che Joshua Block ha implementato per le stringhe è, se volete, una versione leggermente più complicata del sistema di semplicemente sommare il codice ASCII di tutte quante le stringhe. Quindi la funzione hash mi dice che il risultato è la sommatoria per tutti i caratteri di SDI moltiplicato 31 alla n meno 1 meno i. L'idea di moltiplicare ogni carattere per un numero che è diverso prima di sommarli è quello che mi salva rispetto al problema di parole che si scrivono con le stesse lettere. AB e BA non hanno la stessa funzione, la funzione di hash non dà lo stesso risultato, perché nel caso di AB io moltiplico A per una certa costante e B per un'altra, nel caso di BA io moltiplico B per la prima costante e A per la seconda, e quindi comunque le somme sono diverse. Ovviamente se le costanti sono diverse da zero. Però l'idea quindi di ogni singolo elemento moltiplicarlo per un valore che cambia è quello che ci permette di evitare tutti i problemi con gli anagrammi delle stesse parole. E quindi funziona, per le stringhe funziona tutto abbastanza bene, non dobbiamo preoccuparci, e il risultato è effettivamente quello che vogliamo. Vi sfido a trovare due stringhe che hanno la stessa funzione di hash. Nel caso di un oggetto generico, quello che ha deciso di fare il buon Block è quello di convertire l'indirizzo dell'oggetto in un intero. Questa è una visione estremamente conservativa. Quindi due oggetti hanno la stessa funzione di hash, o nel caso di collisione, vabbè, ma quello ignoriamo le collisioni, comunque due oggetti hanno la stessa funzione di hash se e solo se sono nello stesso punto in memoria. Quindi sono di fatto lo stesso oggetto. La funzione di hash di un oggetto è data dalla locazione in memoria dove io trovo quell'oggetto. Allora, possiamo provare a
prendere il vecchio programma e provare a implementare il modulino WordSet utilizzando la funzione di hash. Allora, ecco qui. Allora, sicuramente il main non deve essere modificato in nessun modo. Tanto per essere sicuro, fatemi controllare che funzioni. 5000 A tag, 5000 B tag, poi toglievo fu e vedevo quanto tempo ci metteva, sì, più o meno. Qualcuno si ricorda 000796? Allora, proviamo a cambiare il programma e mettiamoci al posto di una lista. Mettiamoci un set. Allora, per mettere un set, quello che io devo fare è iniziamo a togliere quello che non mi serve. List, linked list non mi serve. Però mi servirà. Set, questo mi serve. Ah. Ok. Ok. Quindi importiamo set e hash set. Questo non è più una lista, ma è un set. Perché a questo livello qui io posso definirlo, definisco semplicemente l'interfaccia, non ho bisogno di scrivere, definire già l'implementazione. Qui invece ho bisogno di definire l'implementazione. E oh bello, il resto del codice potrebbe anche essere esattamente uguale, perché qui mi sto chiedendo se lo contiene e se non lo contiene lo aggiungo e restituisco vero, altrimenti restituisco falso. Quindi potrebbe anche essere semplicemente così. E questo è il tempo. Qual era l'altro? Era comunque un ordine di grandezza più alto, o sbaglio? Era 000, c'erano tre zeri. Qualcuno l'ha segnato? Tre zeri comunque, no? Quindi è comunque un ordine di grandezza più basso. Ma quello che dovrebbe essere qui è che se io aumento questi, anzi, facciamo proprio i grandiosi, il tempo non dovrebbe crescere significativamente.
Vedete? In qualche modo il tempo per rimuovere un elemento non sembra più essere dipendente dalla quantità di... Facciamo... Questo non funzionerà mai, ma... Olè. Wow! Allora, che cosa ci si può aspettare da voi? Non certo che scriviate una tabella di hash con tutte le caratteristiche migliore di quella che ha scritto Joshua Block per la Java Collection Framework. Però quello che uno si deve aspettare da voi è una conoscenza tale dei meccanismi che stanno dietro a questi dati che vi permetta di utilizzare effettivamente il tipo di dato che vi serve di più. Allora, rendetevi conto che il cambiamento di performance dall'usare una lista all'usare una hash set è significativo, ma veramente significativo. Con questi numeri qui, le liste, secondo me staremmo ancora adesso a girarci i pollici per aspettare che tirino fuori un qualche risultato sul mio computer. Quindi la capacità di dire che cosa io posso fare, a che cosa posso rinunciare per poter usare una struttura dati altamente efficiente. Questo è il tipo di ragionamenti, di progetto che voi dovreste essere in grado di fare. Non scendere nell'implementazione, ma capire che se rinunciate all'accesso posizionale potete chiedere al vostro impiegato di costruire ed implementare una tabella di hash, perché voi avete rinunciato nella descrizione del problema a dover accedere a un certo indice o vi siete inventati un altro modo per supplire a questo problema, e quindi a questo punto si può usare una tabella di hash e voi chiedete al vostro programmatore, al vostro team di programmatori di implementare una tabella di hash, perché in quelle condizioni lì si può fare. E a questo punto direi che possiamo fare una pausa.